Ciao, finalmente vi faccio un video sugli ingredienti da avere a casa per cominciare a fare i cosmetici. Secondo me questo non è solamente un kit per cominciare, ma può essere anche una lista di ingredienti da avere sempre a casa per riuscire a realizzare qualche cosmetico. Quindi cominciamo subito, altrimenti il video diventa lunghissimo perché sono parecchi gli ingredienti. Partiamo dai burri vegetali. Secondo me bisognerebbe avere sempre a casa un burro morbido come il burro di karité, che si può utilizzare per tantissimi cosmetici e poi ha tantissime proprietà, si può utilizzare anche da solo sulla pelle. E secondo me bisognerebbe avere anche un burro un po' più solido come il burro di cacao, che secondo me è perfetto per realizzare i balsami per le labbra, ma anche delle creme per il viso e per il corpo. Infatti io tendo ad utilizzare molto di più il burro di cacao quando preparo un balsamo per le labbra rispetto al burro di karité, perché mi trovo molto molto meglio e penso che la resa sia migliore. Ora parliamo di oli vegetali. È importante avere 3-4 oli inizialmente e avere anche sempre a casa 3-4 oli vegetali diversi, magari un paio più leggeri e un paio più pesanti. È importante poi unire gli oli leggeri a quelli pesanti quando si vanno a realizzare delle creme, semplicemente per bilanciare un pochino anche il discorso della pesantezza o della leggerezza del prodotto finale. Poi si rende più stendibile o meno stendibile il prodotto, che si assorbe più o meno facilmente. Insomma, c'è tutto uno studio e una teoria, ecco, riguardo agli oli leggeri e agli oli pesanti, quindi mi limito a indicarvi quali oli è meglio avere. Allora, potreste cominciare ad avere come oli leggeri magari l'olio di argan, io utilizzo questo di provenzali, e l'olio di cocco oppure l'olio di jojoba, e come oli pesanti ad esempio l'olio di riso e l'olio di ricino. E questi sono tutti oli che si utilizzano praticamente per realizzare tutti i cosmetici, che siano per il viso, per il corpo, per i capelli, per le labbra, e poi sono termoresistenti, quindi a contatto con il calore non perdono le loro proprietà. Vi consiglio poi di acquistare un idrolato per la fase acquosa delle vostre ricette, delle creme soprattutto. Io qui ho l'acqua di rose, che utilizzo tantissimo ed adatta un po' a tutti i tipi di pelle, però più avanti potete scegliere l'idrolato che vi piace di più. Se non volete partire acquistando un idrolato, potete anche utilizzare o l'acqua della bottiglia, ma per un risultato più professionale potete utilizzare l'acqua distillata, che è quella del ferro da stiro, perché è microbiologicamente pura. Oli essenziali: vi consiglio di acquistare un paio di oli essenziali. Quelli più utilizzati sono quello di lavanda e quello di tea tree, semplicemente perché vengono impiegati per tantissime situazioni, proprio sono ricchi di proprietà, però sbirciando nei vari negozi potete scegliere anche altri oli essenziali ovviamente. Un altro prodotto da avere è il gel d'aloe vera, che non può mancare mai perché fa benissimo alla pelle e ai capelli. Ora parliamo di emulsionanti. Allora, secondo me è importante avere 3 emulsionanti, adesso vi spiego anche il perché. Allora, il BTMS, che è un emulsionante che va bene quando si preparano dei prodotti per i capelli come le maschere o come i balsami per i capelli. Poi l'olive 1000, eccolo qui, che io utilizzo tantissimo per preparare creme viso e creme per il corpo. E poi il gel di sucre, io lo utilizzo tanto quando preparo dei prodotti a freddo. Allora vi spiego perché, qual è la differenza. Questi due prodotti, olive 1000 e BTMS, vanno scaldati ovviamente perché vanno sciolti per poi amalgamarli agli altri ingredienti, mentre il gel di sucre è liquido, quindi lo potete utilizzare direttamente senza dover mettere a bagnomaria i vari prodotti. Ovviamente otterrete con questo prodotto delle creme un po' più liquide, ecco, con una consistenza meno densa, però se ottengono degli ottimi prodotti lo utilizzo veramente tanto, soprattutto quando vado di fretta. Abbiamo poi la cera d'api, che viene utilizzata come emulsionante soprattutto in certi tipi di creme come le cold cream, ma anche per preparare degli ottimi balsami per le labbra. Indispensabile poi anche il conservante. Io utilizzo il Cosguard, che è un conservante naturale che ci permette di conservare più a lungo i nostri prodotti, è veramente indispensabile. Poi abbiamo la glicerina vegetale, che è un umettante ed è anche un attivo idratante, poi ci permette di realizzare dei fantastici gel assieme alla gomma xantana, che si può sostituire anche con la gomma guar, però secondo me come primi acquisti è meglio avere la glicerina vegetale e la gomma xantana, li utilizzerete veramente tanto nei cosmetici.
Poi abbiamo acido lattico e bicarbonato di sodio. Allora, l'acido lattico serve ad abbassare il pH delle creme, dei cosmetici, mentre il bicarbonato di sodio ci permette di alzare il pH, quindi sono fondamentali. E per misurare il pH dobbiamo avere per forza le cartine al tornasole che potete acquistare anche in farmacia ad esempio, e servono appunto per misurare il pH perché ogni cosmetico deve avere un pH specifico. Abbiamo poi la vitamina E tocoferolo, che è un ingrediente che permette appunto di mantenere la pelle più idratata, la protegge dall'invecchiamento, quindi è un potente antiossidante. Infatti in tutti i cosmetici che preparate senza l'acqua all'interno permette diciamo al prodotto di conservarsi più a lungo, ovviamente se i cosmetici non hanno l'acqua all'interno, altrimenti serve un conservante come il Cosguard. Poi si possono acquistare alcuni attivi, ad esempio per la pelle va sempre bene l'allantoina perché è un attivo idratante, oppure l'acido ialuronico che è idratante anti-age, la provitamina B5 che è il pantenolo che va benissimo per la bellezza e l'elasticità della pelle. Per i capelli ad esempio potete acquistare la fitocheratina che aiuta a rendere i capelli molto più forti e più belli, oppure potete prendere le proteine del grano, le proteine del riso, le proteine della seta, che sono tutti ingredienti che vanno appunto a rendere il capello molto molto più bello. Un altro ingrediente che potete acquistare è il Solubol, che serve appunto per disperdere gli oli essenziali più facilmente, quindi si vanno a disperdere proprio gli oli essenziali nel Solubol e poi si vanno ad aggiungere ai vari prodotti, anche se personalmente non lo ritengo indispensabile, diciamo che serve soprattutto quando vogliamo aggiungere gli oli essenziali a dei prodotti acquosi, quindi gel, prodotti di questo tipo. Infine, se vogliamo preparare uno shampoo oppure un bagnoschiuma, vi servono 4 tensioattivi leggeri, delicati. La prima è una betaina, che ad esempio io acquisto sul sito di Aromazone e si chiama Mousse de Babassu. Poi vi sono il coco glucoside e glicerilo oleate, che trovate ad esempio in un prodotto unico sul sito di Aromazone, che si chiama Douceur de Coco. Comunque io vi scrivo tutto quanto, così è tutto più semplice per tutti. Poi vi serve l'Auril glucoside e infine vi serve il sodium Lauryl sarcosinate. Bene miei cari, questi secondo me erano e sono gli ingredienti da avere assolutamente a casa. Spero tanto di esservi stato utile in qualche modo. Se vi è stato utile questo video, lasciatemi un pollice in su, fatemi sapere fra i commenti se li avete tutti, se ve ne manca qualcuno. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!